Bentornati ragazzi in un nuovo video dedicato alle Poké News. Dovreste aver ormai capito che questa rubrica vi accompagna ogni domenica. Andiamo dunque a scoprire quelle che sono le notizie più rilevanti della settimana appena trascorsa. Iniziamo col dirvi, anzi con l'avvisarvi, che l'acclamatissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch è in sconto del 30% su Amazon. Ciò sta a significare che vi porterete a casa un titolone come questo a soli 50 euro. Se ancora non l'avete acquistato, fateci un pensierino, ne vale davvero la pena. L'offerta sarà valida fino ad esaurimento scorte. Magikarp Jump è finalmente disponibile anche per dispositivi Android. L'applicazione, che ha riscontrato un certo successo tra i fan, approda sul market androidiano. Trovate sul nostro canale un gameplay dedicato proprio al gioco con la carpa magica, se ne volete sapere di più. Samsung ha deciso di rendere disponibile in futuro un aggiornamento che permetterà una completa integrazione fra televisione e Nintendo Switch. Difatti, grazie all'aggiornamento, ogni televisore marchiato Samsung si potrà sincronizzare automaticamente a seconda della piattaforma di gioco. Ciò sta a significare che non appena si collocherà la console nella dock station, il televisore si accenderà automaticamente e rimuovendola si spegnerà. Vi interessa questo particolare aggiornamento che Samsung sta sviluppando? Capcom ha annunciato in modo ufficioso Monster Hunter Double Cross Switch Version. Il gioco sarà giocabile in crossplay, ovvero i possessori di Monster Hunter Double Cross per Nintendo Switch potranno giocare con coloro che invece lo hanno per 3DS. E come se non bastasse, grazie all'annuncio del porting di questo capitolo di Monster Hunter su Switch, Nintendo ha guadagnato il 5,48% del valore delle proprie azioni, che equivalgono a praticamente 2 miliardi di dollari in un solo giorno. Cosa ne pensate dell'interessante crossplay creato tra Switch e 3DS? Che pure Game Freak ci stia lavorando per un nuovo titolo Pokémon, che tra parentesi ora può benissimo uscire su entrambe le console? A proposito di Game Freak, la software house giapponese ha da poco annunciato di essere alla ricerca di un nuovo programmatore per la realizzazione di un gioco stile RPG per il Nintendo 3DS. Difatti, attraverso il sito nipponico eCareer, Game Freak ha pubblicato un annuncio di lavoro per produrre questo fantomatico nuovo gioco per la console portatile. Non è ovviamente detto che si tratti di Pokémon, dato che Game Freak non si occupa solo della saga dei mostriciattoli tascabili, ma mai dire mai. Vi ricordo, possessori di Nintendo Switch, che non è detto che se si dimostrasse essere un gioco Pokémon della saga principale non possa arrivare come porting sulla nuova console di Nintendo. Anzi, sfrutterebbe, come detto in precedenza, il crossplay. Quindi diteci cosa ne pensate a proposito con un commento, lasciateci un bel mi piace per supportarci e condividete le notizie con i vostri amici. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao allenatori!